Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella terza puntata della serie Il cabinato che appare e scompare. Ma prima di andare a vedere gli aggiornamenti della terza parte, facciamo un passo indietro, andiamo a vedere cosa è successo nella seconda parte. Con una segatazza ho fatto tutti i fori sulla console per l'inserimento dei pulsanti e joystick. Poi ho preso questi due altoparlanti con Fusion 360, ho disegnato per loro un supporto e successivamente mandato in stampa. Fatti fuori sulla console ho montati due speaker completi del loro supporto. Poi ho preso questo amplificatore e anche per lui ho disegnato in 3D e stampato in PLA un supporto per fissarlo nella parte frontale della console. Poi è toccato al monitor, fissato con alluminio sia nella parte bassa che alta. Per il bloccaggio della console, quando è completamente aperta, ho realizzato due battenti ricavati da un angolare bloccati con delle viti sul piatto di alluminio. Con della colla bicomponente ho fatto in modo di bloccare in modo permanente quattro perni per il fissaggio dei due controller. Messi anche due angolari in alto per impedire alla console di andare a sbattere contro il monitor e infine l'inserimento di quattro magneti al neodimio per un sistema originale di chiusura invisibile, pratico e sicuro. Allora, io direi di cominciare subito a posizionare questo. Questo è semplicemente un encoder e qui c'è Arduino micro collegato. Niente di particolare, io ho preso un codice da internet, l'ho caricato nell'Arduino micro e poi ho fatto il test. Praticamente questo è come se fosse un mouse che sposta a destra e a sinistra il cursore. Diciamo che io lo inserisco sostanzialmente per quella tipologia di giochi tipo Arkanoid o Super Sprint, quello delle macchine, perché simula anche il comportamento del volante, diciamo così. Quindi basta fare semplicemente un foro nel punto ben preciso, considerando che dietro non ci sia niente, se no a questo punto rovino tutto il lavoro. Andiamo. Comincio a smontare la console per il montaggio dell'encoder che metterò in questo preciso punto. Ho trovato tra le mie cianfrusaglie questo tondino di metallo zigrinato che dovrà essere applicato sopra l'encoder, ma lo vedremo dopo. Intanto con un calibro verifico il diametro per fare il foro, quindi 20 mm. Vediamo se nel mio kit frese ho quella misura. Eccola qua, perfetta. Posso tranquillamente procedere alla foratura. L'encoder entra perfettamente. Ora però vi insegno un trucchetto per segnare l'interasse dei fori di fissaggio. Basta mettere nei grani, nei filetti, lasciare che spuntino fuori le teste di qualche millimetro. Si posiziona nel punto esatto l'encoder e via di pressione. Come vedete sono stati fatti tre solchi e lì dovranno essere fatti tre fori, ma per una perfetta perpendicolarità uso il mio fresino. Posso forare con punta da 3 mm. Dal lato opposto faccio i tre svasi e come vedete i fori sono stati fatti in modo preciso, perché i bulloncini entrano perfettamente. Adesso faccio una verifica per vedere se riesco a giocare sia con la mano destra che con la mano sinistra. Perfetto, ora però viene la parte più divertente e devo smontare tutti i componenti a pannello. Prima però dobbiamo carteggiare bene con una orbitale, che non solo si fa prima ma viene anche un lavoro più pulito, e carteggerò tutte le facce dove dovrà essere applicato l'adesivo. Eccola qua, console perfettamente liscia. Ok, ma manca ancora un foro, quello da dove passeranno i cavi elettrici, e lo farò in un punto a caso dietro la console. Foro fatto, adesso metto via la console perché si passa alla laminazione. Queste sono le grafiche, ragazzi, che non vi ho fatto vedere perché vi insegno come si fa la laminazione, cioè come si applica un trasparente su una pellicola in vinile, ed è molto molto più robusta e anche molto più professionale. Ragazzi, eccole qua, le grafiche. Sono uno spettacolo. Ne ho stampate due identiche perché non si sa mai se dovessi commettere degli errori o il ricambio. Le ho fatte stampare su vinile adesivo lucido con un tema molto simile a quello che ho disegnato sul mio primo cabinato, ve lo ricordate? Ma quanto sono belle! Il vinile è buonissimo. E ora la laminazione. Divido subito le due grafiche perché di una sola avrò bisogno, l'altra la metterò via. Questa è la pellicola trasparente o calpestabile e deve coprire tutto il disegno.
Ora ho bisogno di questo nastro trasparente perché dovrà essere applicato su tutto il perimetro del foglio, perché serve per evitare che l'acqua vada sotto l'adesivo. Una bella controllata per evitare che non ci sia polvere o piccoli scarti di legno e ora via di spruzzino. Ragazzi, adesso arriva la parte più bella, quella che preferisco, la laminazione. Una volta preso l'adesivo e con tutto lo scotch intorno in modo che l'acqua non vada a finire sotto, si prende uno spruzzino d'acqua e si prende il calpestabile, altro non è che una pellicola trasparente adesiva, e poi con una spatolina di plastica si va praticamente a togliere l'aria che si forma all'interno. Acqua e vai di patina, andiamo a vedere una cosa spettacolarissima. Mi sono costruito questa spatolina di plastica morbida presa da un contenitore e adesso spruzzo dell'acqua uniformemente su tutta la superficie. Ora è il momento di prendere la pellicola trasparente, anche se non è proprio perfettamente trasparente, ma satinata, per abbattere i riflessi di luce. La applicherò con un sistema molto particolare per avere la sicurezza che una volta giunti alla fine il trasparente vada a coprire tutta l'area dell'adesivo. Si stende prima tutta la pellicola attaccandola solamente da un lato e taglio via la parte in eccedenza per non rovinarla con l'acqua e poi tiro il film protettivo e man mano che avanzo con la spatolina faccio uscire l'acqua. Adesso con una pistola termica, evitando che non sia al massimo della sua temperatura, vado a riscaldare tutto l'adesivo mantenendomi a una certa distanza. Ora stacco l'adesivo per ritagliare i bordi dove c'è attaccato il nastro trasparente. Manca più l'adesivo frontale, che laminerò con la stessa tecnica di prima. Come vedete l'ho fatto in un secondo momento perché non rientrava nella misura del trasparente che avevo in casa. Adesso completo l'opera rifilando i contorni su tutti gli adesivi per portare le grafiche alle misure esatte della console. Tutto è andato per il verso giusto. Adesivi completati. Raga, ma quanto sono belli questi adesivi? Beh, non vi nascondo ragazzi che c'è una voglia di attaccarli su, ma non posso perché devo aspettare 24 ore. Per me deve passare così tanto tempo, purtroppo. Per voi soltanto un secondo. Adesso prendo questa colla vinilica e andrò a depositarla sopra la console. Purtroppo devo fare così perché l'adesivo applicato su multistrato senza questo trattamento non potrà garantire tenuta nel tempo. Adesso con la spatolina di prima devo spalmare il collante su tutta la superficie senza lasciare punti vuoti. Per un posizionamento ottimale e preciso dell'adesivo metto questa tavoletta di legno attaccata con biadesivo nella parte bassa perché mi servirà come battente nel momento in cui andrò ad applicare l'adesivo. Diciamo che questo è un sistema per attaccare l'adesivo il più dritto possibile, visto che è tagliato a misura. Bene alla prima. Tolgo la tavoletta di legno e pulisco con uno straccio il collante fuoriuscito. Bene, adesso per montare gli altri adesivi stessa tecnica, sia per i due laterali e per finire quello centrale. Le grafiche sono state tutte applicate, ma adesso viene la parte più divertente. Con un taglierino particolare, basta che abbia la punta lunga e stretta come questo, vado a rimuovere l'adesivo che copre tutti i fori. Bisogna avere una buona mano per non fare danni, basta poco per tagliare la parte buona dell'adesivo. Bisogna muoversi lentamente e fare un movimento circolatorio, cercando sempre di tenere la lama ben attaccata al bordo del legno, come riscontro. Lo so che i fori non sono stati segnati e non visibili, ma basta passare sopra con un dito per capire che quello sarà il punto da tagliare. Purtroppo qua ho commesso un errore, ho mozzato la testa a Rayman perché mentre stavo disegnando la grafica non avevo previsto tre pulsanti in alto. Vabbè dai, non è successo niente, è comunque pur sempre una melanzana. Rimuovo anche l'adesivo per l'inserimento dell'amplificatore ed ecco la console pronta per essere allestita. Dai, non è venuta malaccio. Adesso la andiamo a provare sul cabinato e vediamo la differenza. Vi ricordate com'era prima senza le grafiche?
Adesso ve la faccio vedere con le grafiche applicate. No, no, non vi faccio vedere niente. Sto scherzando. Eccola qua, la console con tutte le grafiche. Bene o male, perché non devo più stare a rismontare i componenti a pannello perché non ne potevo più. Vi piace, ragazzi? Ho capito, raga, non lo so, fatela voi, va, fatela voi, no, non lo so, non ho, basta. Via, ne vado via, sto politicando qui. Ma dai, un po' di entusiasmo, come non vi piace? Guardate qua, c'è tutto, non ci manca assolutamente niente. Bisogna però fare ancora delle piccole cose. Quindi bisogna verniciare di nero, così almeno finiamo il lato, diciamo così, estetico. Poi dopo c'è quello di rifinitura, tutto intorno, per farlo sembrare un mobiletto. Si deve nascondere, ragazzi, deve sembrare un mobiletto. Dentro no, ma fuori sì, chiaro? Adesso è il momento di completare l'arcade spinner e cominciamo dal pomello. Taglio via la parte del filetto perché è troppo lunga e poi è una bella limata. Ho disegnato con Fusion il tappo per coprire il foro dell'arcade spinner e poi questo giunto, importantissimo per unire il pomello all'encoder. Ecco qua, stampati in 3D di colore rosso. Intanto fisso la ruota zigrinata al giunto e uso la mia morsa per comprimere le due parti molto saldamente. Dal lato encoder basta una piccola pressione e guardate che precisione! Nessuna eccentricità! Beh, naturalmente grazie al giunto realizzato con la stampante 3D. Adesso prendo la mascherina, tra l'altro stampata perfettamente, e prima di inserirla devo fissare l'encoder con i tre bulloncini M3 a testa svasata. Ora sì che posso coprire quel brutto foro e le teste dei bulloncini. Giro fino a trovare tre punti liberi che non siano in collisione con le viti sotto e poi blocco il supporto in PLA con tre piccolissime viti. Adesso completo l'opera con la rotellina accoppiata al giunto e l'arcade spinner è completato. Meglio di così non poteva venire. Ma sempre in tema di supporti, ecco la boccola per nascondere quel brutto foro passacavi. Beh, mi sa che così è decisamente meglio. Voi cosa dite? Adesso c'è il sistema di ventilazione che realizzerò con queste due ventoline da 12 volt che avevo in casa. Una grande e una piccola. La grande la metterò qua, mentre la piccola sotto al monitor. Intanto smonto tutto quello che non è in legno, compreso il monitor. Posiziono la ventola e traccio dove andranno i quattro fori e una volta fatti ricavo il centro relativo. Ora con una gigantesca sega a tazza del 73 faccio il grande foro. Foro fatto, proviamo con la ventola e la griglia di protezione. Ci siamo! Per il momento la fisso con due bulloni e intanto procedo a bloccare anche l'altra ventolina più piccola per la ventilazione del monitor e a fianco faccio il foro per il passaggio dei cavi e anche per il ricircolo dell'aria. Ora fisso la ventolina 12 volte con 4 viti autofilettanti. Perfetto, il sistema per lo scambio d'aria funziona perfettamente. Ritolgo nuovamente le ventole e adesso prendo della vernice nera opaca perché vorrei verniciare di nero l'interno del cassone. Sì, avrei potuto mettere degli adesivi, ma per non farlo troppo barraccone ho preferito verniciarlo di nero anche per non avere troppi elementi a contrasto. Naturalmente prima di verniciarlo l'ho carteggiato. Finito, adesso lascio seccare bene la vernice per qualche ora. Bene, è bastata una sola mano e adesso il cabinato all'interno è tutto nero. Ora ritorno in Fusion 360 per realizzare una boccola che manderò successivamente in stampa per arrivare a questo prodotto. È vero che non si vedrà, ma quando dovrò far passare i cavi, capirete anche da voi che anche l'occhio vuole la sua parte. Adesso va nettamente meglio, ma non ho ancora finito. Voglio fare la stessa cosa anche per quel brutto foro realizzato per la ventola grande. Stesso percorso per ottenere questo risultato. Guardate come a volte i dettagli fanno la differenza. Monto anche la ventolina per l'estrazione dell'aria dietro al monitor. Ma che bella soddisfazione passare il cavo da questa boccola rispetto a come era prima! Monto anche in modo provvisorio la ventola grande con 4 bulloni passanti ed ecco la struttura completa di monitor e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto con la verniciatura. Ma guardate invece con la console? Ragazzi, che dire? Io direi che per questo episodio è tutto. Ragazzi, siamo giunti al termine della seconda puntata della serie Il cabinato che appare e scompare.
Ragazzi, questa è stata una puntata molto ricca perché, come mi avete richiesto in tanti miei vecchi video, come si fa a fare la laminazione? In questo video avete visto come si applica un trasparente in un adesivo in vinile. E la qualità, ragazzi, è veramente altissima perché non solo ha l'azione di proteggere l'adesivo, ma anche da renderlo antiriflesso, che è tanta roba. Ma la terza, ragazzi, è veramente ricchissima perché ci sarà un upgrade della console, il rivestimento esterno, quindi non si vede questo brutto legnaccio, ma si vede questo laminato. Poi ci saranno i profilati d'alluminio, ci sarà l'illuminazione RGB, il collegamento elettrico di tutti i pulsanti, joystick e il cuore che emulerà la sala giochi e tante console che andranno qua all'interno. E quindi, prima di chiudere, ragazzi, se volete vedere degli aggiornamenti in tempo reale, seguitemi sulla mia pagina Telegram e sulla mia pagina Instagram. Tra l'altro, nella mia pagina Telegram, oltre a pubblicare gli aggiornamenti, uscite, eccetera, troverete anche l'attrezzatura che io sto utilizzando per fare questi oggetti. Ragazzi, ma per farvi un esempio, la smerigliatrice che ho utilizzato per carteggiare questa l'ho trovata a 18 euro con i miei coupon sconto. Quindi potrebbe essere un'iniziativa per voi per farvi l'attrezzatura da laboratorio spendendo pochissimo. Vabbè, un grossissimo abbraccio, mi raccomando, rinnovo like e commento perché purtroppo è il carburante per alimentare questa tipologia di contenuti, e noi ci rivedremo veramente presto alla terza puntata del cabinato che appare e scompare. Buona continuazione! Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that touch me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, please let it go. Oh, don't think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your floor.